Buongiorno a tutti, questo blog è dedicato al numero attualmente in edicola di Salute Naturale Ester, che parla della pelle e soprattutto delle ultime ricerche sulla bellezza. Il titolo è Così dimostri subito 10 anni di meno e si rifà a ricerche recenti di un settore specifico che si chiama neurocosmesi, che hanno messo in luce in maniera sempre più approfondita la strettissima relazione che esiste fra la pelle, la psiche, il sistema nervoso, il sistema immunologico e il sistema endocrino. E quindi tutto questo trova una traduzione rapida negli interventi di cosmesi e di estetica che possono in qualche modo intervenire anche sulla serenità e sul buon umore. Insomma, possiamo sfruttare meglio questa comunicazione che esiste fra epidermide e cervello, intervenendo con dei principi naturali appropriati. Non ci limiteremo quindi a nutrire la pelle, a idratarla, ma riusciremo anche a stimolare adeguatamente il buon umore e la serenità. C'è anche il rovescio della medaglia, se è così. È abbastanza evidente che lo stress, la tensione, le emozioni negative, per così dire, hanno un riflesso immediato sugli inestetismi, sui cedimenti, sulle rughe. Quindi bisogna entrare in questo territorio, il territorio della pelle, il campo della pelle, della cosmesi, in maniera adeguata. I rimedi naturali sono uno strumento eccezionale in questo senso, possiamo utilizzarli bene perché sono in grado di stimolare adeguatamente i nostri neurotrasmettitori. Vi faccio un esempio: l'acetilcolina è un neurotrasmettitore che è alla base della contrazione muscolare. Contrazione muscolare significa minore ossigenazione, significa maggior tensione e il crearsi, il presupposto su cui vanno a crearsi le rughe sul volto. Quindi riuscire ad agire su questo neurotrasmettitore, riuscire a raggiungerlo e modularlo adeguatamente, vuol dire ossigenare meglio la pelle, vuol dire una pelle più rilassata e più morbida. Ci sono molte sostanze naturali, vi ho parlato dell'acetilcolina, ma anche come si possa stimolare la serotonina, la dopamina, sono tutti ormoni che entrano in gioco nell'equilibrio del nostro sistema cutaneo e quindi nella nostra estetica e nella bellezza della nostra pelle. Molti trattamenti naturali possono giungere a questo obiettivo, si possono usare le resine, si possono usare le bacche, i fiori, i minerali, si possono usare in vari modi, viene privilegiato, viene raccontato ampiamente in questo numero l'utilizzo del massaggio e dell'automassaggio. Pensate che dei cinque sensi la tattilità è quella bidirezionale, possiamo toccare ed essere toccate, quindi è una via molto privilegiata e molto adatta a un trattamento opportuno della nostra pelle. Quindi attraverso il massaggio e l'automassaggio vedremo come prenderci cura di noi stessi, ridurre le tensioni, ridurre lo stress, evitare gli inestetismi e dimostrare 10 anni di meno. Bene, buona lettura e buone vacanze a tutti.